Ecco perché è stato un susseguirsi un po' di vicende sfortunate. Adesso speriamo di riuscire a stare bene per questo dicembre nel quale ci aspettano un sacco di partite, anche perché mi sento un po' in debito con la situazione, ecco, perché non sono mai riuscito a essere al 100% e aiutare fino in fondo anche i miei compagni. No, beh, fortunatamente almeno a Reggio il mio palo poi è arrivato sui piedi di Luca, che è stato bravo a ribadirlo in porta. È ovvio che secondo me un centrocampista deve avere anche dei gol nel suo repertorio, ma non vivo per il gol, ecco. Poi se arriva la soddisfazione personale è una cosa in più. Penso che in questo momento bisogna pensare al bene comune, perché bisogna venire fuori, ecco, da questa situazione che non piace a nessuno. Beh, la vittoria ci manca, sarebbe ipocrita dire di no, perché giochiamo per vincere, nessuno di noi, compresi gli avversari, gioca per perdere o pareggiare, però bisogna stare sempre lucidi e non dico sereni, perché comunque la situazione impone di fare qualcosa in più, però anche lucidi e lavorare, perché io conosco solo quella via per trovare la prima vittoria, che penso che questa squadra meriti anche, perché è vero che non l'abbiamo ancora trovata, però non abbiamo neanche trovato un avversario che ci ha proprio messo là per 90 minuti. Dici, cavolo, oggi non ce la faccio. Abbiamo sempre fatto anche delle buone partite, e stanco un po', ecco, nella fortuna, sfortuna dei momenti, degli episodi che ci possono girare a favore da un momento all'altro e svoltare questa stagione che può essere ancora piena di soddisfazioni. Beh, sto lavorando per quello. È ovvio che nelle ultime settimane purtroppo ho sempre avuto qualche acciacco. Fortunatamente non ho mai avuto niente di grosso, però non sono mai riuscito a lavorare con continuità come vorrei, come soprattutto bisogno, perché comunque è anche un fisico abbastanza importante che ha bisogno di lavorare e lavorare. Adesso penso di star bene. Se il mister dovesse puntare su di me, penso di poter essere la partita. Beh, sicuramente è stata un'iniezione di fiducia importante, nel senso che comunque per la prima volta in questo campionato ci è girato anche un episodio a favore, perché per come erano andate le partite scorse non mi sarei sorpreso, insomma, se il palo fosse andato da un'altra parte o se il portiere avesse fatto una parata importante. Però questo non ci deve scoraggiare, ci deve far pensare che le cose possono cambiare da un momento all'altro, come ho detto, soprattutto in un mese di dicembre dove ci aspettano un sacco di partite. E poi voglio dire, il campionato è vero che sono passate delle partite, ma è appena cominciato, abbiamo ancora tempo di fare tutto, fare le cose fatte per bene. Basta pensare che un anno fa lo Spezia era più o meno in questa situazione qua e poi alla fine ha vinto il campionato. Adesso non sto dicendo di fare quali programmi. Ecco, quali proclami, però possiamo sicuramente svoltare la stagione. Sì, ecco, io metto a disposizione del mister dei moduli, ma penso che ora come ora la cosa più importante sia andare in campo ad uno e dare il massimo. Non nelle posizioni che decide il mister, non è una cosa fondamentale. Ecco, cioè io mi adatto come i miei compagni si adattano, ma penso sia più importante l'atteggiamento della squadra, che nelle ultime due partite comunque ha fatto partite importanti, perché non ci dimentichiamo che a Salerno, che è la squadra della Salernitana, comunque sempre la prima in classifica, hai fatto una partita importante e meritavi sicuramente almeno il pareggio, per come la vedo io forse addirittura la vittoria. E a Reggio, oltre al gol subito, non hai sofferto niente, hai creato 5, 6, 7 occasioni importanti dove o il portiere o la sfortuna o comunque la nostra imprecisione non hanno permesso di fare gol. Eh sì, no, beh, sicuramente è una partita importante, perché da là, come ho detto, a tante partite ravvicinate, sicuramente iniziare con una vittoria, aggrapparti a un gruppo di squadre che mi pare siano tante, tra 7, 8, 9 punti, insomma, ecco, mettersi lì nel mischione in mezzo, poi puoi indirizzare il campionato. Ci manca il gol in casa, questo è vero, e speriamo di trovarlo già a partire da sabato.
A mio modo di vedere siamo un'ottima squadra. Io comunque questa categoria l'ho fatta più volte, ho avuto organici più o meno importanti, ma questo è sicuramente un organico importante perché ti permette di variare i giocatori e comunque non va a intaccare la prestazione della squadra, ecco, il cambio di giocatore. Ovvio che dobbiamo essere forse addirittura più spregiudicati ad uno, dare quel 1% in più, e penso che sia un organico importante che può fare bene. Penso che Maradona sia un intoccabile del nostro sport. Ogni bambino, da me che non l'ho visto giocare, penso da qua in avanti, sarà sempre il re di questo sport, l'esempio da seguire. Ogni bambino inizia a giocare pensando di poter essere il 10 di qualche squadra, o comunque il giocatore importante di questa squadra. Io onestamente non ho ricordi di Maradona, l'ho visto i video e mi piaceva il modo che aveva di approcciare con allegria e quasi di leggerezza lo sport, dato il fatto che aveva un talento sconfinato dove poteva arrivare solo lui.